oltre che per Intersolar, era anche in funzione di un invito particolare ricevuto da LG Electronics, che ha presentato un prodotto davvero particolare. Signori, eccoci all'evento LG. Infatti oggi LG, all'interno di questo evento esclusivo, andrà a completare definitivamente tutto il mondo per la casa. Eccoci di fronte a quello che è il mondo LG, a quello che era il mondo LG. LG Therma V, questa è una pompa di colore monoblocco, l'avete vista spesso sul canale. LG si era per adesso fermata solo al mondo della pompa di calore, ovviamente senza dimenticare tutto il mondo della climatizzazione, tutta l'elettronica del bianco, frigoriferi e simili, ma a livello domestico avevamo solo la pompa di calore. C'erano sì le batterie, ma erano batterie LG Chem che ci sono ancora. Mancava il punto di congiunzione, il collegamento tra fotovoltaico, pannelli LG che purtroppo non ci sono più, e il mondo della pompa di calore. Bene, è stato presentato effettivamente il nuovo inverter LG con il relativo pacco batterie da 15 kWh. Inverter LG e pacco batterie LG che sono tutti integrati in un unico ecosistema. Purtroppo prima il sistema LG, le batterie LG Chem, quindi la Resu Prime che avete già visto anche varie volte, non riusciva a dialogare direttamente con la pompa di calore, mentre adesso questo nuovo sistema permette di fare davvero grandi cose. Lo so, è complicato, ma lascia che ti spieghi un attimo. LG è una holding, un gruppo al cui interno troviamo tante piccole sottoaziende. Abbiamo LG Chem, responsabile produttrice delle batterie, le Resu Prime e le batterie per la mobilità elettrica, e LG Electronics, che ha sempre prodotto tutto ciò che riguarda gli elettrodomestici per la casa, tra cui per l'appunto la pompa di calore. Bene, queste batterie che ti sto mostrando sono quelle del gruppo LG Electronics. Questa è la vera rivoluzione, la compatibilità, il dialogo tra pompa di calore, inverter fotovoltaico e batterie di accumulo. E questo è il cuore del sistema. Infatti l'inverter con la nuova elettronica, ovviamente tutto gestito dall'applicazione, che può essere tablet o cellulari, permette davvero di direzionare, smistare l'energia là dove serve, se mandarla nel pacco batteria, se mandarla sotto forma di energia termica. Questo è l'anello mancante, la congiunzione, perché i sistemi di accumulo LG ce l'aveva già e anche sul mercato ce n'erano tanti. Idem, pompe di calore ce ne sono tante, ma inverter che siano in grado di far comunicare in maniera intelligente il sistema d'accumulo di energia elettrica e il sistema di accumulo di energia termica mancavano. Questo inverter è davvero quel passo in più per quel che riguarda una casa 100% elettrica. Perché? Perché bisogna ragionare l'energia elettrica a 360 gradi e spesso la concorrenza, quindi i migliori inverter sul mercato, hanno giusto un'uscita con un contatto pulito che va ad azionare, ad aumentare la temperatura di lavoro della nostra pompa di calore, senza un reale ragionamento, senza garantire quello che può essere uno sfruttamento intelligente dell'energia, perché forse vado a scaldare di più casa quando non mi serve e forse non vado a caricare la batteria. Bene, questo nuovo sistema, grazie agli input, permette proprio di raggiungere questo grandissimo risultato, cioè di smistare l'energia elettrica o termica sulla base di input di partenza. Non ho solo l'inverter fotovoltaico che decide in autonomia la produzione, non la produzione, se attivare o disattivare, ma pompa di calore, pacco batterie e inverter sono tutti e tre collegati e dialogano tra di loro per garantire il massimo risultato. Poi vabbè, LG come pompe di calore le conoscete, sono prodotti molto interessanti, molto affidabili, ne abbiamo montati anche su impianti termosifoni laddove spesso vengono sconsigliate, ed è un prodotto incredibile. Come infatti potete notare da questa tabella, a seconda degli input la funzione Energy State permette di gestire la ricarica o meno della batteria e il set point del riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria. Se per esempio la batteria è quasi carica, allora inizia già ad innalzare
di 2 gradi la temperatura del riscaldamento e di 5 gradi quella dell'acqua calda sanitaria. Stesso discorso, se la batteria è carica, innalza a 80 gradi la temperatura dell'acqua calda sanitaria, così da accumulare quanta più energia possibile anche dal punto di vista termico. Ultimo, ma non per importanza ovviamente, è la colonnina che permette di dare la chiusura del cerchio. Infatti l'energia elettrica prodotta dai pannelli, l'inverter la va a smistare in maniera intelligente tra poco batterie e pompa di calore, quindi energia elettrica, energia termica. Bene, abbiamo la terza forma di energia, energia cinetica, la mobilità. Questi sistemi qua possono dialogare, ma in maniera efficace. Trovatemi adesso un produttore di inverter o un produttore di pompa di calore o un produttore di colonnine o uno di batterie che possa dire di avere un'intera gamma di prodotti che possa dialogare una con l'altra in maniera intelligente. Questa è la casa del nuovo millennio, questa è la domotica che spesso viene creata ad hoc successivamente. Qua abbiamo tutto integrato nel sistema LG, senza dimenticare poi la climatizzazione e tutto il resto. L'inverter con il pacco batterie che ti ho appena mostrato e il modello trifase che arriverà in Italia verso la fine del 2023. Ma LG stasera a Monaco ha presentato anche la nuova batteria con inverter integrato, modello monofase. Eccoci di fronte a quella che è la nuova batteria fondamentale per sfruttare appieno l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. L'elettronica, il software dietro è fondamentale. Perché? Perché con il nuovo livello smart grid, nel senso l'integrazione tra fotovoltaico, pompa di calore e batteria, diventa assoluta. Questa che vedi è un'unica scocca al cui interno troviamo inverter e batteria, quindi tutto sotto lo stesso cofano, tutto curato esteticamente. Qual è il punto di forza di questa nuova integrazione? È che l'inverter LG permette di poter gestire in maniera intelligente l'energia. Lo so, probabilmente stai pensando che già tutti gli altri inverter hanno l'uscita del contatto di produzione e anche tutte le pompe di calore sono smart grid, quindi basta integrare questo contatto e la pompa di calore va a scaldare di più l'acqua o si fa partire una resistenza. Ma con l'inverter presentato stasera, LG aumenta ulteriormente il livello. Infatti, il nuovo sistema Smart Grid Ready è un sistema intelligente. Sarà l'inverter che deciderà, sulla base degli input che gli daremo, se l'energia in eccesso metterla in batteria o se erogarla tramite pompa di calore sotto forma di energia termica. Quindi, se la batteria è scarica, forse non sto a surriscaldare casa, ma prima do la priorità a caricare la batteria e poi dopo vado a scaldare a casa con la pompa di calore. E questo equilibrio, cosa che prima con lo smart grid classico, l'inverter produce, ok, la pompa di calore alza il set point, ma se c'era la batteria di mezzo non c'era equilibrio tra energia termica ed energia elettrica. Questo nuovo sistema, quindi la presentazione del nuovo inverter e della nuova batteria, ci permette di raggiungere questo risultato. Venendo nei dettagli, vediamo che è comunque una batteria da 6 kW come potenza di carica e scarica, quindi ad oggi penso la migliore sul mercato. Se penso a Tesla, la principale concorrente, carica e scarica 5 kW, mentre qua parliamo di 6 kW, 98% di efficienza, ovviamente ha delle dimensioni importanti e come detto è modulare. Ovviamente, come tutti, può avere una potenza massima di 9 kW e ovviamente questo è la terza componente fondamentale. Pompa di calore c'era già, l'inverter è appena stato presentato, mancava solamente il sistema d'accumulo completo. Ringrazio ovviamente LG per l'invito, per la bellissima esperienza, per gli amici che abbiamo incontrato durante questo evento. Iscriviti al canale se non ti vuoi perdere altre novità legate al mondo del fotovoltaico e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!